Canale Animale, benvenuti in questo nuovissimo video. Un chest opening speciale dove abbiamo aperto soltanto bauli super magici. Questo per renderlo ancora più speciale, visto che ci saranno dei cambiamenti. Godetevi il video fino alla fine e buona visione. E bello a tutti ragazzi e ragazze, sono Anima e bentornati in questo mio nuovo video. Come potete vedere sprizzo molta energia, anche se sono un filo triste. Non sono affatto triste in realtà. Come avrete letto dal titolo, ho scritto qualcosa di molto particolare, ma non dovete preoccuparvi, perché ve lo spiegherò dopo. Come potete vedere abbiamo davvero tantissime gemme, perché è tantissimo che non prendevamo un chest opening. E visto che ultimamente ho avuto un filo di tempo in più, ma veramente un filo di tempo in più, sono riuscito a salire anche di qualche coppa. Vorrei puntare allo sfidante 3 almeno in questa stagione, anche se non sarà facile, sempre per problemi di tempo. E sinceramente sì, mi mancava urlare un po'. No, in realtà non è vero, ma in realtà mi mancava spaccare qualcosa, ma in realtà lo faccio sempre. Essendo uscita comunque la fuorilegge, anche se l'ho conquistata con un baule leggendario, andando a guardare un pochettino le mie leggendarie, come potete vedere mi manca un mastino lavico per portare a livello 4, mi manca uno stregone di ghiaccio per portare a livello 4, i minatori ormai potrei andare a scavare anche l'oro da quanti ne ho, la principessa me ne mancano due per il livello 4, due stregoni elettrici per il livello 3, e diciamo che insomma sono tutte leggendarie che sono facilmente inseribili nel deck. Insomma, non è che sono leggendarie tipo la scintilla che sono ogni tanto usate. Le leggendarie che mi mancano per essere upgradate, spero di trovarle quest'oggi, anche di trovare magari una bella fuorilegge da portare a livello 2. Comunque, iniziate a lasciare un bel pollice in su, perché a 40.000 mi piace tornerà una cosa molto vecchia dei chest opening. Dovete aspettarla, ma non vi posso spoilerare. Tornerà una cosa che vi farà morire dal ridere, perché è proprio legata al casino. Comunque, è un nuovo chest opening, quindi so che vi piacciono. Scrivete magari anche voi nei commenti se avete delle leggendarie, quali leggendarie avete, a che livello ce l'avete. Allora, io direi subito così di partire con i nostri baulocci d'oro, che valgono zero, perché dentro ci troviamo i barbari scelti, che tra l'altro è la prossima carta che voglio portare a livello 13. Ho raggiunto gli sgherri e gli arcieri a livello 13. Gigante Royale, detto bastardo, perché chi usa il Gigante Royale è un po' senza mani. Non voglio offendere chi lo usa, ma è un po' senza mani, nel senso, l'ho usato anch'io, ma è veramente una carta facile. La gang di Goblin, che fa sempre piacere, salve amici miei, con quella faccia chissà chi ha rapinato oggi. E il mega sgherro, che ci avviciniamo pian piano a livello 10. Un altro bauloccio d'oro così nel reame? Ma sì, caccia l'oro, caccia l'oro. Uno spirito del fuoco. Manco già accendo il barbecue. Altra gang, sfere infuocate e orda di sgherri. Voilà. E poi conquistato in battaglia il nostro baule magico, che ormai, ragazzi, vi prego, apriamo le mani tutti insieme. Apriamo le mani, appoggiate il telefono, quello che avete, e insieme a me pregate che esca una leggendaria da un baule magico, perché non escono mai. Ne avrò aperti 20, negli ultimi 20 che ho aperto insieme a voi non ci ho più trovato una leggendaria. Tenete sulle mani, animali male, perché l'oro è qua e va bene. 6 6 6 1, che non ha più senso aprire questi, ma non ti danno niente, non ti danno. 16 frecce, ma lascia gli alendiani. Ecco, 25 mortai, 47 barbari scelte, indovinate un po', e ci sono le rare, e poi ci sono le epiche, non c'è mai, mai, mai una leggendaria, mai, guarda, 4 furie, e le lascio pure da parte perché sono già fin troppo scatenato, se poi con la furia impazzisco veramente. Intanto proprio in questo momento, oggi, si stanno operando Ciccio e Joker, io gli volevo mandare un salutone, lo sapete che io gli voglio tantissimo bene, sono stati coraggiosissimi, e gli mando un grande abbraccione e un in bocca al lupo, perché andrà tutto bene. Allora, noi possiamo scendere, noi possiamo guardare, adesso che hanno aggiunto una nuova arena, cioè la nuova arena leggendaria, adesso che hanno aggiunto quindi un'arena in più, i bauli super magici costano un casino. Io voglio un mi piace proprio per supporto, perché 6500 gemme sono 50 euro e un baule super magico in arena 11 costa 4900. Vuol dire che un baule super magico costa praticamente 40 euro. E mi sta venendo un colpino al cuore. Andiamo. Soldi che volano. Allora, come sempre, il patto. Allora, chiudiamo, apriamo, così si riapre il baule. Bravo, fammi vedere il luccichino. Apro, guarda, bam, così. Ok, siamo a 3. E l'ultimo, così per sfizio, perché è una mia scaramanzia. Lo apro e chiudo 4 volte. La quarta è quella buona. Quindi, visto che io ti sto per riempire le tasche, tu almeno riempi le mie tasche con una leggendaria. 4400 d'oro e già mi stai simpatico. 171 cannoni. In realtà sono lì che stanno a marci in un magazzino, perché io non lo utilizzo nemmeno ancora il cannone. E 25 sono infernali. Ok, però in questo momento, mamma mia, siamo andati a 3000 goblin lancieri. Abbiamo conquistato il primo step di tutte le comuni. Non il primo step, il primo step di tutte le comuni. Quindi in questo momento cosa ci manca? Ci mancano tutte le rare. E Picca, ti voglio bene, ma non servi in questo momento, perché bam, li cacciamo giù tutti così. E quindi dai, 17 epiche e togliamoci la fatica. Dai,
E signore e signori, se esce proprio la leggendaria che stiamo cercando, parte il bordello! Perché rullo di tamburi, esce, boom! Nel boscaiolo. Boscaiolo non cercavamo, niente casino. Non state tifando abbastanza per me, animali animali, non è? Perché se tifavate per me veramente, qua trovavamo la leggendaria che ci serviva. E poi bam, partiva il casino, avete capito? Andiamo col secondo baule super magico. Mi sono dimenticato di fare la cosa dei tre bauli. Anche prima siamo partiti uguali e abbiamo trovato la nostra leggendaria. Va bene, adesso cosa mi dà di nuovo? Vabbè, la gang, non facciamo incazzare la gang perché sennò poi lo sapete che è un bel problemino. Cos'è che le prime tre carte sono solo... Mi metto a piangere. Sono solo comuni. Ma non potevi darmele tutte insieme le comuni? Sì, poi 21 raga. Aia! Vabbè, ma qua... niente. Non c'è un fottuto niente! Ma il brodo! Me l'ha dato tutti adesso, me l'ha dato. E poi, guarda, 25 boia, guarda. Quando lo cercavo che dovevo farci il video, manco bugas. E mo esce così. Vabbè. Tutta colpa mia perché non l'ho fatto aprire 3-4 volte. Guardi, 1, 2, 3 e 4. Adesso stiamo a posto. Fidatevi di me. Fidatevi di zio Sasha che porta fortuna quando vuole, lo sapete. Cioè, le sue tecniche un po' da cartomante. 3800, 21 reti da battere. Chi sono in culo? Eccola lì, oh. Prima la sfilza delle comuni tutte insieme. Adesso la sfilza di tutte le rare. Vabbè, dammi ancora delle rare. Mamma mia, ma che schifo. Porca puttana. Sto spillando un sacco di soldi. Mi vuoi dare le carte che mi servono? Così, tutti mortali. Adesso tutte le rare e tutte le epiche alla fine. Di nuovo, altri bocciatori. Schifosi. Allora, mi devo calmare. Animale animale, la butto tutta sul rosso. Perché io sono uno che scommette. Quindi noi, adesso, con queste gemme che ci rimangono, andiamo ad aprire gli ultimi 4 bauli super magici. Io ho puntato tutto su di loro. Non mi interessa ad aprire altri bauli, no. 3 bauli già aperti e non abbiamo ancora trovato quello che ci serve. Questo è davvero una cosa che ci fa dannare. Bravo, sì, doniamo un bello stregone. Perché io sono una persona altruista. Tutti i bauli dovrebbero essere persone altruiste o cose altruiste. Invece no, mi tocca stare qua. Non c'è una fuorilegge. Non c'è la leggendaria che mi servono. Zitto tu! 4000 d'oro. 11. Ci sono telecamere. Siamo su scherzi a parte. No, vorrei un attimo capire. 21. 6. Muoio. Perché? Oh, hai visto? Regola semplice: essere sempre incazzati. Finalmente tutti gli spiriti del fuoco che ci servono. Andiamo avanti. 116 stregoni che erano quelli che ci servivano. E adesso dammi gli ultimi 17 epiche perché sennò ti frantumo, hai capito? Sì. E adesso dammi le ultime leggendarie che mi servono. Perché sennò qua creo un cacchio di casino. Anzi, lo creo lo stesso il casino, avete capito? Calcio quello che mi serve! Oh no, io ci rinuncio. Hai visto Dino? Guarda cosa succede quando qualcuno non mi obbedisce, Sì, spacco tutto! Perché il cimitero che ce l'ho già? Ce l'ho già, lo potevo anche upgradeare già. Perché mi fai questo? Visto che Dino è un incompetente, mi vuoi aiutare tu, funghetto di Super Mario? Mi vuoi aiutare tu? Me la facciamo trovare una cacchio di leggendaria che mi serve o no? Stiamo prendendo solo carte che non ci servono, tra l'altro. Quindi, chi se ne frega, tanto sono incazzato come una 5100. 5? Perché 5? Dammele 50, non 5! Perché sto pagando tutto per avere le carte? Però 265, va bene così. Oh, mi hai dato tutte le comuni. È sempre la stessa storia. Parte malissimo il baule, sembra che non ci sta niente. Raffi, prendi tutto lo schifo. E poi sotto trovi le cose belle. Perché adesso abbiamo preso tutte le comuni. Dammi tutte le rare. È uno scherzo. Non mi hai dato tutte le rare davvero? Ma chi lo vuole il boia? Mi ritiro. Ho fambrato tutti. Io vi sto tenendo in casa mia tutti voi, avete capito? Dino, soprattutto tu! E non mi date un po' di fortuna prima di trovare niente, poi non state neanche pagando l'affitto come Sabrina! Come ha fatto a sopravvivere un piatto sotto tutte le macerie? Vi giuro che qualcosa si è frantumato qua sotto, guardate! 4500, adesso andiamo così, sparati, tranquilli, proprio. Mi sta salendo l'ansia, cioè. Sash is. Possiamo aggiungere fortunato. 165 frecce ci sta. 168 mortali ci sta. Tutte le comuni trovate ci sta. Specchio 9 specchi. Caccia tutte le rare! Bravo così! Caccio tutte le cose. Mega scherzo, possiamo tirarlo sul buono. Mi serviva un botto. Sono incassato come una pigna. E io ci trovo dentro cosa? Questo ci trovo dentro. Ah, sì, va bene. Fermi, va bene. Anche se volevo il mastino e lo stregone di ghiaccio. Baule, sono dalla tua parte. Ancora 5000. Vabbè, 29. Non è che me ne potete dare un po' di più che lo. Ma 29 stregoni. Fate la magia. 52 3 moschettieri. Lo so che siete lì che vi state mangiando i popcorn sperando che trovo un'altra leggendaria per spaccare la roba. Tutte le rare penso che sono state trovate. Adesso tutte. Eccolo lì. È lì che ti volevo, Barbarello. Tutte trovate. Perché adesso ci saranno due volte le epiche. Due volte le epiche. E poi in fondo animali animali. In fondo al bardo, in fondo allo scrigno. Io l'ho detto che c'era la leggendaria. Sgancia qua. Bravo così. E come l'ultima carta animali animali? La leggendaria! Oh! Tronco.
me ne mancano 10. Animale animale, vi voglio mostrare una cosa. Guarda, possiamo upgradare il mega sgherro, che non è per niente male. Lo andiamo subito a migliorare. Ba ba bam. Eccolo qua, livello 10 così, bravo, ma sì sì, un po' di danni in più fanno sempre comodo. E adesso vi mostrerò la vera potenza. Scendiamo giù in battaglia. Ben, cos'è un campanello? Ben, questo qua, come si chiama? Vabbè. Oh, cosa succede lì? Sbedeng. Non si scherza con i sandali di anima, visto che ormai sono nominati in tutti i video di Joker i sandali di anima. Nominiamoli anche noi, visto che sono belli e puzzolenti insieme. Bella raga, noi siamo i goblin lancieri. Guardate che macello facciamo. Siamo morti sotto il tronco. Eccolo lì. Bam, così. Guarda lì come mi tira giù la torre. Io lo sapevo, io lo sapevo. Ma intanto andiamo avanti noi. Minatore di nuovo dietro, che magari ammazza quella geggio lì che rompeva solo le scatole. Batteria scarica, tua sorella, batteria scarica. Ok, bravi. Bravi, così dagli un colpo, bravi. Bravi, guarda lì. Mamma mia, che macello, ragazzi. Sembra la WWE, cazzo, guarda figa, raga, guarda. Ha sprecato 5 di elisir per far distruggere un gigante subito. Guarda lì come ha preso le legnate, guarda. Peggio delle sedie della WWE. Ecco, però, porco Giuda, magari. E volevi, guarda, non se l'aspettava la gang di Goblin, guardala. Attenzione, no, che ha capito la tattica, ha capito questo. Attenzione, buono Luigi, vai così, attacca, spam così. Ok, minatore avanti, serve soltanto. Davvero? Io quando sono concentrato non guardo i secondi, davvero? Sono indignato. Animale animale, spero che questo chest opening vi sia piaciuto. Vi ho tenuto fino alla fine il motivo per quale ho scritto che sarà stato più o meno l'ultimo chest opening che farò. In realtà è l'ultimo chest opening che faccio in questa casa qua, perché finalmente mi trasferisco nella nuova casa. Ho promesso che tornerà a letto, perché chi mi segue dalla vecchia casa, non questa, quella prima di lavagna, saprà che io avevo un letto dove mi lanciavo dalle scale. Io, fidatevi raga, torno al macello. Altro che mi chiedete di lanciare i piatti, no, mi chiederete di distruggere la camera, come succede? Torniamo alle origini, torniamo all'ignoranza totale. Ovviamente, se supportate questo video e superiamo i 40.000 mi piace. Come sempre, vi ringrazio per aver goduto di questo video fino alla fine. Mamma mia, che italiano del cazzo! Vi potete iscrivere al centro, guardare altri miei due bellissimi gelati. E ci vediamo ad un prossimo video. Stay angry, stay animals. Shoo.